Andiamo ora alla cittadella del Carnevale di Viareggio, dove a 2 settimane dal primo corso mascherato che si terrà sabato 9 febbraio i carri cominciano a prendere forma. Molti temi legati alla politica, ma quest'anno senza i tradizionali mascheroni dedicati ai personaggi politici. Il nostro inviato è Marco Agghe. Politica tanta, politici pochi, anzi pochissimi. La prima impressione alla cittadella del Carnevale è questa. Politica è infatti quanto riguarda l'ambiente e il destino della terra, i temi della globalizzazione, della finanza prendi tutto, gli argomenti appunto che quest'anno la fanno da padroni fra i carri di prima categoria, a cominciare dalla grande balena di Roberto Vannucci che nuota fra i rifiuti. La plastica che sembrava dovesse salvare il mondo lo sta affossando. Esatto, cioè è stato presentato tantissimi anni fa quando il buon Gino Bramieri ci diceva il mo mo blend è indistruttibile. E purtroppo è indistruttibile. Anche i fratelli Cinquini, vincitori dell'anno scorso, non hanno dubbi. Tirando le somme, il risultato è il caos. Abbiamo pensato a questi personaggi che in questo momento navigano in questo mare in tempesta e abbiamo visto che oggettivamente l'unica cosa che veniva fuori era un gran caos. Unico politico presente, Donald Trump, in versione cosplay. È un personaggio di quelli che veramente si presta per il suo ego smisurato, il machismo. Essendo un carnevale quest'anno dedicato alle donne, io ho voluto mettere alla berlina colui che in qualche modo si contrappone in modo forte alle donne. Insomma, un mondo ingovernabile e ingovernato, un branco di lupi, secondo i fratelli Breschi, mentre Carlo Lombardi mette in scena addirittura i cavalieri dell'Apocalisse. Anche per quanto riguarda le donne e il loro ruolo crescente nella società, nessun buonismo. Con la Biancaneve natura di Jacopo Allegrucci messa KO dalla strega Inquinamento, la Medea di Alessandro Avanzini, la sirena dei fratelli Bonetti. Solo Corinne Roget tiene botta, proponendo Frida Kahlo come esempio di riscatto. Appuntamento sui viali a mare, sabato 9 febbraio, per vedere l'effetto che fa.